Riprendiamo gli incontri di quest'ultima giornata con l'intervento a cura di Biel Pubis Soler, insegnante di educazione fisica alla scuola di Flix, organizzatore del Tre di Joc, giornata di pratica dei giochi tradizionali nella Ribera d'Erbe Terra Alta, e membro della SIA de Jocs L'Anonima, con cui organizza IOCUS, scuola estiva di giochi e sport tradizionali. A 125 anni dalla nascita di Joan Amadès, insigne folclorista catalano, Biel Pubis Soler, da sempre attivo nel panorama ludico, presenta un progetto trasversale che parte dal racconto per immagini dei giochi di Amadès e presenta delle risorse per lavorare con i giochi sia in ambito didattico che nel campo dell'educazione non formale. Ascoltiamo quindi l'intervento Giochi popolari attraverso tavole di disegni, strumenti e risorse per la scuola. Grazie. Primerament vull donar les gràcies a Tocati per poder estar avui aquí i especialment a la gent que farà traducció. D'aquí una setmana hi haurà unes dates importants al nostre país, a Catalunya, i a lo millor, degut a aquestes dates i aquests fets, en el futur no caldrà una traducció en castellà com hauré de fer la xerrada. Es que no entiendo el castellà. Próximamente, la semana que viene, en Cataluña habrá unas elecciones importantes y seguramente en el futuro no tendremos que hacer una traducción simultánea del catalán al castellano, porque en mi caso estoy haciendo un pequeño esfuerzo traduciendo del catalán al castellano y ella seguro que también hará un esfuerzo. Gracias. Allora, Biel, ringrazio per essere qui oggi, ringrazio al Tocati. E dice che tra una settimana non ci, in Catalunya ci sarà un'altra selezione e non ci sarà più bisogno di avere una traduzione simultanea, perché farà uno sforzo lui a parlare ora castellano e io a tradurre, dai, però ci proviamo. Bien, muchas gracias por haber venido. Voy a presentaros una actividad dentro del ámbito de la educación. Es una actividad educativa centrada en la imagen que estamos viendo, unas que se reciben el nombre de AUCAS. Presenterà adesso un'attività educativa fatta con quello che andremo a vedere ora, queste tavole di disegni che si chiamano AUCAS. Aquí tengo una AUCA que después hemos traído algunas, si alguien está interesado podrá recogerla. Qui adesso questa è un'AUCA e dopo, se qualcuno è interessato, potrà venire qui e ne abbiamo altre per guardarle e prenderle. Bien, para empezar la experiencia, tenemos aquí en la imagen la pintura de Pieter Bruegel del 1560, Jocs Infantils, y esta sería la primera enciclopedia lúdica visiva europea più antica. Questa che vediamo è la, nel disegno, è la prima enciclopedia lúdica visiva più antica. Allora, in Catalunya la enciclopedia lúdica visiva catalana più antica è questa, la de Joan Amades de 1947, que él recogió en un libro y publicó. Esta es la enciclopedia lúdica visiva más antigua, la presa de este libro, que se puede ver. Joan Amades. De Joan Amades. Joan Amades. Entonces, primero vamos a saber qué son las AUCAS, ¿no? Porque Erika tuvo un problema para traducir la palabra AUCA. Sí. Adesso andiamo a vedere cosa sono le AUCAS, perché ho avuto anche un problema nella traduzione di capire bene cosa sono le AUCAS. Las AUCAS son unos pliegos de papel de este tamaño, aproximadamente. Foglietti de 42 centímetros, 48 viñetas, dibujos, con o sin texto, con o sin color, y numeradas o no numeradas. Sono foglie di carta di 42 centimetri per 32 con 48 vignette che possono essere con o senza testo, con o senza colore, numerate o non numerate. La più antica è questa che vediamo qui del 1676. Questa è la più antica del 1676. Molto bene. Entonces, estas AUCAS eran unos materiales lúdicos, pero también eran materiales para aprender, para el aprendizaje. Y se vendían sobre todo en las romerías, en las fiestas mayores. Questi erano materiali per divertirsi, ma anche per imparare, e si vendevano soprattutto nelle feste. Nelle feste.
como vemos en la imagen, se llaman de hilo y cana, filo a cana, porque los vendían aguantándose con un hilo y con cañas. Sí, si llaman así filo y cana porque le vendevano appese a un filo con le canne. Con caña. Allora, los tipos de material, ¿qué eran las aucas? Había de muchos tipos, por ejemplo, de sombras o de soldados. C'erano molti tipi di aucas, per esempio con ombre oppure di soldati. Pero también habían las que eran de carácter educativo o instructivo, de tema religioso, como vemos en esta imagen o en esta otra. Però ce n'erano anche di temi educativi, istruttivi o di tema religioso come nelle seconde. En el siglo XVII, por ejemplo, era un sistema para conocer los nombres de los peces. E nel XVII secolo era anche un modo per conoscere i nomi dei pesci. Llegamos así a la auca del 1674, jockey d'infància, que es la que recogió el folclorista Joan Amades. Arriviamo poi alle aucas del 1674, giochi d'infanzia, che sono quelle che ha ritrovato Joan Amades. Bien, però per introducirnos un poco, aquí tenemos tres aucas iguales, tenemos tres aucas iguales, però distintas. Esta, per esempio, non tiene texto. Qui ci sono tre auche che sono uguali, però sono diverse. La prima, ad esempio, non ha il testo. La seconda sta coloreata e tampoco tiene testo. La seconda è colorata, ma e nemmeno questa tiene il testo. E nella terza ya vemos che hay un titolo in castellano e unos textos con rima. Nell'ultima invece possiamo vedere che c'è un titolo in castellano e anche dei testi sotto le immagini con delle rime. Por tanto, yo no sé, ahora voy a hacer una pregunta porque así a lo mejor alguien se despierta de los que están durmiendo por ahí. ¿Hay algún profesor o algún maestro? Adesso facciamo una domanda per vedere se c'è qualcuno di sveglio. ¿C'è qualche maestro o professore insegnante tra di voi? Gracias, Ricardo. No. Hay uno por ahí. Bien, en cualquier caso, para un profesor, para un docente, disponer de estas tres aucas distintas nos ayuda mucho ya a entender los distintos pasos históricos. Per un insegnante questi tre tipi di aucas sono molto utili per capire i diversi tipi di età storiche, di passi nella storia. Por ejemplo, en Cataluña hoy no habría un auca escrita en castellano, sino que estaría escrita en catalán. Ad esempio, in Catalogna non ci sarebbe adesso un'auca scritta in catalano, ma c'è in castellano. Però in un'epoca determinata tutti i materiali sarebbero stati fatti in castellano. Mentre in un'altra epoca tutti quanti i materiali sarebbero stati scritti in castellano. Otro dato che possono scoprire le persone che sono qui, se vogliono partecipare. Un'altra cosa che possono scoprire le persone che sono qui, se vogliono partecipare. ¿Ven alguna diferencia entre la primera viñeta, la segunda y la tercera? ¿Vedete alcune differenze tra la prima, la seconda e la terza vignetta? El número 41. Número 41. En la primera viñeta, la más antigua, está en el segundo sitio, en el segundo lugar. En cambio, en la segunda y en la tercera hay el número 14 que corresponde realmente, 13, 14, 15, 16. 16, sí. Es una anécdota, ¿para qué? Pues nos sirve para explicar a los alumnos que las aucas las hacían los grabadores, los impresores, dibujo a dibujo. La 13, 14, 15 y 16 aucas es un anécdota para far vedere cómo... para explicar que eran resultado de los dibujos que hacían los impresores. Que eran los resultados fatti dagli stampatori. Stampatori, muy bien. Bien, esto nos lleva a un tema, y es que en el siglo XVII tenemos en Cataluña un tipo de auca que pensamos que son juegos catalanes y realmente cuando buscamos vemos que
son copias de un tratado, de un libro del francés Jacques Stella. Questo ci porta a capire che in Catalogna ci sono dei tipi di AUCAS scritti da Jacques Stella. Stella. Allora, la pregunta es, ¿de dónde vienen los juegos? Vamos a ir aquí, ¿de dónde vienen los juegos? El imaginario de Cataluña, hace 300 años pensaríamos que estos juegos eran típicamente catalanes, pero si realmente buscamos, resulta que son resultado de la copia de un francés, de un libro francés. Ok. Quindi potremmo pensare da dove vengono i giochi. Potremmo pensare che questi qui sono tutti quanti giochi catalani. Però sono... Investigando, sabes che... facendo delle investigazioni possiamo vedere che sono delle copie fatte da un francese. De un libro francese. Esto es importante para hablarlo en la escuela, porque sabemos todos que hay un problema de inmigración general en Europa, en todas partes, y es una manera de que todos entiendan que a través del juego, el juego es un lenguaje universal y por tanto podemos jugar todos sin que nos entendamos cuando hablamos. Questo è un problema che si può vedere, di cui se ne può parlare a scuola, perché c'è con il concetto anche dell'immigrazione. Il gioco è un linguaggio universale. Ah, il gioco è un linguaggio universale. Si miriamo nelle immagini, stiamo vedendo come le vignette, i quadricetti piccoli, sono copia del libro di Jacques Stella. Guardando si può vedere come le due immagini sopra, 42 e 41, sono delle copie di Jacques Stella. Lo potremmo comparare in multitud di queste illustrazioni. E potremmo compararlo con una moltitudine di queste illustrazioni. Per esempio, qui abbiamo il numero 46, che abbiamo avuto la suerte di poter contare con loro e giocare con le villas di Isil che stavano nella Plaza Herve. E per esempio nel 46 abbiamo il gioco che si chiama di biglie, che abbiamo avuto la fortuna di averlo come averlo avuto come gioco qui al Ducati in Piazza delle Erbe. Molto bene. Entonces ya un poco para pues localizar el tema. A partir de esta AUCA, ¿qué podemos hacer en la escuela? ¿Qué podemos hacer? Quindi a partire da questa AUCA, cosa si può fare nelle scuole? Lo primero, l'osservazione. Primo, l'osservazione. Trabajar la fuente oral y escrita, ya lo digo yo ahora esto, estudiar la fuente oral y fuente escrita, y hacer mucha actividad, describir las imágenes, comentar, hablar, explicar, buscar información, hacer entrevistas a la gente adulta, a las nana, abuelos. Nonni, a los abuelos, a nonni, fare produzione creativa de qualsevol manera. Podemos trabajar, lavorare la tecnologia, construyendo giochi e giocatori, fonti visive di investigación, ricerche de nuove tecnologie. Facere fotografia, facere video, suono, dopo vamos a verlo, presentazioni, blocchi e evidentemente lavorare l'educazione fisica, praticare i giochi e insegnarti questi giochi. Tutto è interdisciplinarietà. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Vedremo ora degli esempi. Cosa fare con le auche? Giochi con il racconto, giochi con l'auchi. Vamos a ver. Primera, dare ambiente all'aula. Podemos ambientare. Aquí hemos ambientato esta sala, esta audizione, esta conferencia. Allora, podemos ambientare tutta la classe, tutta l'aula con illustrazione come questa. Possiamo dare ambiente alle classi delle scuole con, mettendo e attaccando illustrazioni come le AUCAS. Podemos recortar las AUCAS y hacer... No sé si oye. Se siente. Hola, hola. Sí, sí. Podemos recortar las AUCAS y hacer bingo, birilli, ¿cómo se llama? Birilli. El juego de bingo de lotería.
Ah, di bingo, sì. Si possono anche tagliare le aucas e fare dei giochi, ad esempio di bingo, di lotteria. Di lotteria. Hay muchos juegos tradicionales con aposta, con escomesa, a través de moneda o con carta piccola. Ci sono anche moltissimi giochi tradizionali che si fanno con l'aucas, con giochi di carte e anche di monete. Immaginemos un juego de memoria. Immaginiamo un gioco di memoria. Allora facciamo un gioco di memoria, recortiamo e quando desplegamo tenemos il gioco fatto. Lo tagliamo, tagliamo le aucas e quando lo capovolgiamo troviamo il gioco. Per esempio, qui il gioco della lipa, gioco del volley, gioco della lipa, tipico di Verona. Ad esempio qui il gioco della lipa, dello scianco, tipico di Verona. Possiamo giocare anche a ver che gioco è questo. Cogemos un dibujo, lo presentiamo a alguien e tiene che fare con mimica. Okay. Ad esempio possiamo anche prendere un gioco, farlo vedere agli altri attraverso il mimo. Evidentemente possiamo giocare tal come proponono i giochi antichi di papel, come una lotteria reale. Possiamo anche giocare come una lotteria reale, come si faceva nei giochi antichi. E una seconda parte, attività a partire dall'auca, del racconto. E una seconda parte, le attività a partire dal racconto. Possiamo fare un'auca, decidere un tema. Perché non fare l'auca di Toccati 2015? Ah. È una idea che quizás... Si può proporre. L'auca Toccati 2015, 48 immagini e 48 giochi. Allora, decidere un tema, disegnare, creare. Ricerca di giochi, fonti orali, scritti, immaginari, immagini. Descrizione e redazione dei giochi in un dossier. Praticare giochi, evidentemente praticare, recreare giochi. Reinventare giochi. Perché hay juegos che quando lo ven non sanno qual è, pueden pensar. Perché ci sono anche giochi che quando si vedono non si sa che gioco è, però si può immaginare. Facciare produzione di audiovisuale di giochi a partire dalle nuove tecnologie e comparare disegni di diverse epoche e culture. Questo è interdisciplinarità, vale? Questo significa interdisciplinarietà. Qui vediamo alcuni esempi di lavoro, per esempio, con l'arte. Qui ad esempio si vedono alcuni esempi fatti con l'arte. Pintar. Otro sería inventar texto para el juego. Altra cosa sarebbe inventare dei testi per altri giochi. Esto es la traducción en buena rima. Se la rebelluga es la trótola. Se la rebelluga si vuole ripristinare, con la pratica riuscirete a lanciare. Estas composiciones las hacen los alumnos. Queste rime le hanno fatte gli alunni. E allora ellos descriven il gioco. E in questo modo descrivono il gioco. Ovviamente giocare a lanciare la trottola de múltiples maneras. E también laboratorio di costruzione di trottolas. A partire da materiale dell'entorno, a partire da materiale della natura. Aquí, por ejemplo, hay unas piñas. ¿Ven? Allora, es otro trabajo dentro de tecnología. Okay. Giocare con le trottole, ma anche creare le trottole a partire da materiali naturali, riciclati o che si trovano comunque in natura. Por ejemplo, otro apartado que podemos trabajar es las fuentes orales, la lengua, distintas lenguas, el catalán, el castellano, el italiano. Por ejemplo, trótola, pero estoy seguro que aquí alguien conoce el nombre de este objeto de otro nombre. ¿Hay alguien que lo quiera decir? 3, 2, 1, 0. Nadie, no pasa nada. En cualquier caso, en mi zona, en 10 kilómetros a la redonda, recibe nombres distintos. Rabayuga, Barayuga, Barayuga, Bayaruga, 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 Baldufa, Baldufa, Rebatadora, y llegamos a la trótola.
quindi con, si può anche utilizzare le AUKAS per dei giochi con la lingua. Infatti, ad esempio, si, questa è una trottola, si può chiamare in tantissimi altri modi. Lo mismo con otros, come cosa, la campana, gioco della campana in Italia, in Catalunya, charranca, chanclete, chalma, marro, distintos, muchos nombres. Esto es una riqueza que no hay que perder. Questa è una ricchezza che non bisogna perdere. Aquí tenemos otros ejemplos, gioco que todos conocemos. Questo è un altro esempio che tutti conosciamo. Y evidentemente el proceso todo el rato es el mismo. E il processo è uguale per tutte quante. Por ejemplo, con las viñetas de saltar a cuerda. Ad esempio, con le vignette di saltare la corda. Tenemos ejemplos de recerca en fonte orale. Si la barqueta es tombe, nene no tinguis por. Tira la caña al aire y agafa el timón. Entrevistar a la gente mayor es un valor importante para la escuela, para los alumnos. Fare interviste anche alle persone adulte è un valore importante per le scuole. Un, due, carta, pluma y papel. Voy a escribir una carta a mi querido Miguel. La carta marchado a las tres. Seguro que ustedes conocen canciones relacionadas con los juegos y es un patrimonio que no hay que perder. Sicuramente anche voi conoscerete delle canzoni relazionate con i giochi e questo è un patrimonio che non bisogna perdere. A partire dalle AUKAS también podemos construir juegos de tablero. A partire dalle AUKAS possiamo anche costruire giochi da tavolo. Y también podemos hacer recerca fotografica. Y los alumnos, los niños, ven como sus padres jugaban a cosas que ellos juegan. Esto también es un patrimonio muy, muy interesante. Si possono anche fare ricerche fotografiche così che i bambini possono vedere come giocavano anche i loro genitori da piccoli. Es muy importante también hoy en día que todos los niños van con las máquinas, ver cómo nuestros mayores jugaban con agujas y arena. È molto importante anche per i bambini di oggi che giocano con i videogiochi e macchinette vedere come i propri genitori e parenti una volta giocavano con gli aghi e la sabbia. Y todo ello nos lleva a pensar un poco lo que decíamos antes, que de dónde son los juegos, pues vamos descubriendo a través de los intercambios con escuelas, con museos, con visitas a festivales como Tocati. Vamos aprendiendo nuevos juegos y relacionándolos. Ed è così che andando anche ad altri festival come il Tocati nelle scuole si possono imparare nuovi giochi parlando con le persone e relazionandosi. Sí, porque por ejemplo este juego el 43 que vemos aquí, el 43, hace 7 años yo no lo conocía. Hicimos un intercambio con Portugal y los compañeros de Portugal nos enseñaron el juego. Ad esempio questa AUKA del numero 43, questo gioco 7 anni fa, Gabriel non lo conosceva, ma grazie ad un intercambio con il Portogallo ha conosciuto anche questo gioco. Todo ello pues, ya terminando, pienso que explica bien por qué la necesidad de trabajar el juego, por qué trabajar el juego tradicional y todo lo que nos permite trabajar a través de una simple AUKA de hace 400 años. Tutto questo spiega perché è così importante lavorare con il gioco, anche con AUKAS di molto tempo fa. E già terminando, cose che potremmo fare. Quanti giochi sono individuali o a copy o in gruppi? È un'attività. Chi sono giochi che praticano di più a ragazze dei ragazzi? E viceversa, e indistintamente. Quali giochi utilizzano materiale e quali senza materiale? Quali giochi sono basati sulla forza, sull'agilità o sulla collaborazione? Il tempo limitato o senza limitazione? Possiamo lavorare molte cose. Grazie. Qui vediamo, per esempio, anche possiamo comparare AUKAS di diverse epoche. E qui possiamo vedere che si possono mettere in comparazione anche AUKAS di diverse epoche. Questa è un'AUKA del siglo XIX. Questa è un'AUKA del secolo XIX. E se compariamo la del secolo XVII con la del XIX, abbiamo l'esempio.
E se compariamo l'auca del XVII secolo con l'auca quell'altra del XIX, possiamo vedere che è il mismo esempio, che è lo stesso. Il mismo gioco. Lo mismo passa con otros, con nostre illustrazioni. E questo succede anche, ad esempio, con quest'altra illustrazione. Io mi pregunto, se tuviéramos l'auca attuale, quanti giochi sarebbero uguali? Lui si chiede se adesso vedessimo le auche, l'auca attuale, quanti giochi potremmo vedere che sono uguali? Muy pocos. Molto pochi. Entonces, para finalizar esta comunicación, lo que trataba de indicar es esto, la necesidad de recuperar el juego tradicional como un patrimonio vivo de todos los pueblos. Il senso e l'obiettivo quindi di questa presentazione è quello che c'è bisogno di recuperare i giochi tradizionali passati e giocarli ancora al giorno d'oggi. Sí. Muchísimas gracias a Erika por gracias. Su traducción, que l'ha dicho brillante. Y gracias por escuchar. Si tiene alguna pregunta. Se avete alcune domande, grazie mille per essere stati qui. Para los que han... sí. Pregunta, sí, los enseñantes en España... ¿Proponen estas aucas en la escuela? No, en Cataluña el currículum, el programa curricular contempla hablar de los juegos tradicionales de Cataluña, de España y del mundo. In Cataluña, nelle scuole, nel programma curricolare, è obbligatorio studiare anche i giochi della Catalogna, della Spagna e di tutto il mondo. Però cada... Che? E li praticarlo. Sì. Però è tan generale che i giochi tradizionali sono immensi. Allora, a lo mejor dediciamo 2 sessioni, 4 sessioni. Depende del interesse di cada professore. Dipende anche dall'interesse del professore quante ore che dedica all'attività dei giochi tradizionali. Le pratiche sono distinte? Sì, evidentemente se non lavoriamo questo le pratiche si vanno extinguendo e di questi giochi hay muchos che ellos ven per prima en el instituto e luego ya pierden. Questi giochi, ad esempio, ci sono giochi che vedono per la prima volta a scuola, però che poi perdono perché non li praticano più. È così in Italia también. Sì, además es importante ver si estudiamos los giochi di epoca romana, in tempo di romano, tutti i giochi di tempo romano, molto sono qui. La espansione romana per il Mediterraneo. Tutti i giochi sono di tradizione romana, il mismo patrimonio, variazione sobre il tema, ma il mismo. Grazie. He traído algunas aucas para los asistentes, si quieren pueden cogerlas. Ci sono qui alcune aucas, se volete, venite pure a prenderle dopo. Grazie.